Auguri <ride> all'Inter. Auguri all'Inter. Purtroppo per poco più. Tutti ci auguriamo e vada via stasera. C'è un presidente che la sta un po' sporcando questa storia. Con tutti i suoi problemi. Ma bisogna sempre dividere le due cose, Zang e l'Inter. Quindi l'Inter rimane l'Inter e Zang rimane Zang bene sottolinearlo quindi auguri mia amatissima inter io volevo fare anche un saluto visto si avvicina anche la nostra partita di champions prima c'è lo spezia anche lì occhio anche lì occhio occhio lo spezia io volevo fare un saluto a tutte le vedove di monte a tutti quelli che mi davano addosso dicendo che era un grandissimo allenatore ieri penso che abbiano visto uno spettacolo eh Veramente pietoso, sia in campo che fuori dal campo, quando ha fatto l'intervista. no? Da lì, capisci come colore è. Lo capisci dall'intervista. E fa, ce l'ho sul telefono, e soprattutto, discorso. Di Conte va, va al Tottenham, gli danno pieno potere sui giocatori in due anni. Hanno speso 250 milioni ieri, dalla panchina fa entrare due giocatori che valgono 100 milioni. I 60 milioni il brasiliano che ha fatto il gol più bello del mondiale, 40 milioni l'esterno destro, quel, quel bel nocciolone. Quindi di cosa vogliamo ragionare? Quando ti parlo di allenatori finiti, obsoleti, alla frutta, Conte, Allegri, eh, Ancelotti, ma Ancelotti è un grandissimo gestore di spogliatoi, un po' come lo è anche Allegri, Conte non è nemmeno questo. Cioè, si fa sbattere fuori da un Milan modesto, cioè, ragazzi, Milan ha strameritato la vittoria, ma comunque rimane con tutto rispetto una squadra modesta. Si è fatto strapazzare come un uovo ieri, Parrucca. Di cosa vogliamo ragionare? Di cosa, dimmelo. E addirittura l'intervista dice che il mancato raggiungimento di taluni obiettivi sportivi è da imputare alla mancata storia del club cioè lui ieri nell'intervista in maniera vergognosa dice eh, ma il Milan ha una certa storia e noi abbiamo un'altra storia Che cosa? ma cosa dici Parrucca? <ride> e voi vorreste un allenatore o sì? <ride> ci sono intervisti che ancora lo ripiangono, è incredibile i giochi di Conte, poi no, sto leggendo anche l'intervista, scusate ma c'ho anche un po' di raffreddore e mi sento benissimo cioè, vedi, perché poi all'Inter lui se n'è andato? Perché senza Kimi e Lukaku, essenziali per il suo gioco, non gioco perché lui non gioca a calcio. Fatto il suo gioco fatto di calci, botte, corsa, fraseggio basso. Appena gli hanno dato via Kimi e Lukaku, che per lui erano l'80% della sua fonte di gioco, il signorino se n'è andato chiedendo i soldi, no? Lo sappiamo tutti poi come è andata a finire. Ma poi, poi ieri ah, ai miei rofoni, ho letto l'ho riletta perché me ne scordato, chiedono ma come mai c'è questo no, un allenatore come te, vincente come te, sì poi vincente, vincente nei campionati nazionali, come mai c'è questo problema? Ma io fa lui, io non parlerei di allenatori, parlerei di giocatori, bu, bu, bu. legnata ai giocatori, come faceva all'Inter, poi dopo ritorna indietro, parrucca dicendo però i ragazzi sono impegnati cioè capito questo cioè, allora caro Parrucca se l'allenatore come hai detto ieri non conta tanto perché ti fai dare 20 milioni all'anno fatti dare 2-3 milioni se l'allenatore non conta tanto tenete lontano lontano so, cioè bisogna tenere lontano dall'Inter solo il nome di questo personaggio a parte tutto, tutto quello che hai visto ieri sera hai visto come gioca a Conte no? in Champions League contro il Milan contro eh, ma sono i campioni d'Italia ieri l'ha fatti diventare il Real Madrid ma di cosa vuoi ragionare? bisogna tenere quel nome lontano solo per la storia sua, della Juve e di quello che hanno fatto loro alla Juve e noi bisogna tenerlo lontano solo per quello se poi vogliamo andare in profondità sull'allenatore io te lo ripeto lo scudetto vinto da Conte all'Inter, che lui l'ha fatta passare come la magia di Mago Merlino, lo vinceva anche Spalletti, perché l'Inter quell'anno giocava, ha dovuto giocare una volta a settimana perché lui le due competizioni non riesce a, a tenerle. Soprattutto mentalmente non riesce a far tenere due, due competizioni ai giocatori. Andavi negli stadi, soprattutto avversari dove non c'era pubblico, e l'Inter era la squadra più forte non c'erano avversari c'era la Juve di Pirlo che tra l'altro lo buttò fuori dalla Coppa Italia di cosa vogliamo ragionare Pirlo e Gattuso buttarono fuori Conte dalla Coppa Italia di che cosa vuoi ragionare te? fammi capire di cosa vuoi ragionare a Tottenham avevo, prima di ieri sera lui aveva già subito una contestazione dai tifosi, c'era già il Conte Out oggi, stamattina i tifosi del Tottenham ritornano con il Conte Out ma li capisco ragazzi, fatevi rimborsare il biglietto. Non si può vedere nel 2023 una roba del genere in Champions League. La gente non fa più l'abbonamento per la Champions a vedere quelle robe lì. I giocatori sono scontenti, non lo vogliono più. Andate a leggere non più nei giornali inglesi, non lo vogliono più i giocatori del Tottenham. Già lo ricettano. Lui, sono 14 mesi che è lì. Sono già sei mesi i giocatori non lo vogliono più. Perché lui se ne va? Lui se ne va perché sa che se no viene esonerato per la settima volta di cosa vogliamo ragionare? Tenetelo lontano, il... lui va tenuto lontano, so... il nome va tenuto lontano. Pensa lui all'Inter e lui all'Inter non torna, te lo dico io. Lui all'Inter non torna. Io ero l'unico a dire con tutti i youtubers professionisti che rinnovava. C'ha il terzo anno 13 milioni e io va via, va via, ve lo ricordate. C'ha 2 più uno, non lo sapete, va via. Ha preso, è andato via e ti dico. che lui non torna all'Inter. Non date retta a chi vi dice: che torna all'Inter perché lui all'Inter non ci torna. Ed è giusto: che non ci torni perché prima di prendere Parrucca io riprendo Morigno a 90 anni, ieri ha scaricato la colpa sui giocatori, poi è tornato indietro. Eh, ma si sono impegnati. In Mina l'ha fatto sembrare cioè ragazzi. Ma di cosa vogliamo? Ma perché non bisogna essere obiettivi? Perché come si fa a rimpiangere un personaggio del genere io, io parlo a certi tristi che ti ha che ti ha umiliato ha preso i soldi e se n'è andato ma come cosa vuoi rimpiangere cosa vuoi rimpiangere non hai passato il turno una volta in champions league 12 milioni all'anno anche masterclass per pre ma ma poi cioè, ma io penso Allora, se to torna a Conte fa via Marotta perché con Marotta Conte è impossibile perché già non si sopportavano più durante l'ultimo anno hanno fatto una convivenza molto difficile Marotta e Conte quindi per chi dice torna Conte bene, dimmi dove va Marotta però allora ma in Lega Marotta cosa fa? Conte all'Inter non torna te lo dico io non ci torna all'Inter ed è giusto che non ci torni ma fatemi piacere non accostatelo nemmeno quel nome lì all'Inter per come si è comportato non va nemmeno a costa eh ma vince il campionato il campionato ha vinto Conte, lo vince Spalletti perché Spalletti era a 20 punti da, dalla seconda una settimana fa ma di cosa vuoi ragionare Papadopulo Papadopulo che allenava a Siena lo vinceva anche lui lo scudetto con quella squadra va a Torino in Coppa Italia contro Pirlo preso a pallonate non te lo più eh? La Juve ci prese a pallate Pirlo ci buttò fuori Vai a Napoli Gattuso, lo butto fuori dalla coppa. Allenatori guadagnano un milione, un milione e mezzo. Ma di cosa vuoi ragionare? Ma chi è calcio? Ma, cioè, ma te quello che hai visto ieri è calcio? Parlo del Tottenham. Io li capisco che fosse il Tottenham, che ormai non lo vogliono più. Quello è calcio, secondo te? Dai, ragazzi, dai, su. Ciao, Inter. Auguri, Inter. cosa da ammazzare, dai, su, con Rucca.